pazzesco, veramente incredibile, ragazzi, sono senza parole, sto impazzendo, per me è una figata e niente, grazie mille a tutti, grazie davvero. La percezione mia di crescita a livello proprio così mediatico non ce l'ho quasi mai in realtà, da quando ho vinto Sanremo Giovani fino ad ora, diciamo io la settimana subito dopo ho lavorato ancora a soldi, perché in realtà tipo nei provini dei giovani dovevi già avere il secondo brano come scelta in un eventuale caso, nell'eventuale caso passassi nei big, no? Quindi c'era soldi, però c'era ancora il provino fatto da me e da Hardast, ovvero Dario Faini, che ringrazio immensamente ancora perché è uno dei due produttori del pezzo. E successivamente appunto è entrato in gioco Charlie Chess, perché ci serviva quella chicchetta in più, quella modernità in più che Charlie ha dato al pezzo. Infatti in quel periodo io ho continuato a lavorare al pezzo, ho registrato le voci definitive, abbiamo capito l'andamento del pezzo. In più stavo scrivendo anche altri pezzi, perché il 1 marzo, siccome uscirà il mio disco, il clap l'ha voluto Dario Faini, ragazzi, un applauso a Dario Faini. E quindi niente, in questo periodo stavo chiudendo il disco, ho registrato altri pezzi inediti anche che usciranno poi il 1 marzo e diciamo mi do sempre un po' da fare, ecco, che fermo e produco. Io non ho, grazie, troppo buoni. Io non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere, al contrario di come tutti voi e tutti i siti di streaming hanno sempre fatto, tirandomela. Io mi sono sempre grattato, ma non è servita a niente. La mia vittoria, se posso dirlo, al contrario di tanti giornalisti che in questi tempi, in questa settimana, hanno avuto la presunzione di giudicare tramite un'esibizione, non mia ma di tutti, la carriera dei prossimi 20 anni degli artisti che sono qui, la mia vittoria, la vittoria di tanti altri artisti che non sono arrivati poi neanche in fondo al festival, sarà sicuramente dopo il festival di Sanremo. La mia vittoria sono i live, sono la gente che mi vuole bene, la gente che si riconosce in quello che scrivo. Sono comunque contento di aver partecipato al festival, sono contento per il ragazzo Mahmood che ha vinto questo festival. Ragazzo, quanti anni c'ha? Vabbè, non è un dibattito, dai. Ma, dovete sempre, sai perché non mi va bene? E parlo con te, sai perché? Perché voi avete questa settimana per sentirvi importanti e voi dovete sempre non per cazzo. Sì. Questo è il momento. Ma voi potete anche farlo, a me non mi interessa più di tanto. Tanto qualsiasi cosa io dico, troverete qualcosa da ridire su quello che io devo dire. Va bene. Dai, per favore. Ho detto che sono contento per Mahmood, come lo devo chiamare, l'uomo, l'ho chiamato ragazzo. Per Mahmood, e non provo assolutamente rancore per come è andato, sono contento di aver partecipato, punto. Questa è la mia cosa. Non è che se dico ragazzo devo dire oddio ragazzo, che ho detto di male. Non ho bisogno di crearmi un velo davanti di finzione. Qui tutti gli artisti che vengono, secondo me, vengono con un'idea ben precisa, ok? Se io non riesco a raggiungere qualcosa, sinceramente, nella mia vita, non parlo solo di Sanremo, parlo della mia vita, io non mi sento raggiunto. Paolo, ascolta, io non sono incazzato, semplicemente ce l'ho con me, io non ce l'ho con nessuno, né con voi, né con... Io semplicemente sono amareggiato, questo è il bel termine, perché io punto all'eccellente, non punto al buono, ok? Perfetto. Questa è la realtà, ma lo pensano tutti, non lo penso solo io. Noi non siamo arrivati senza aspettative, penso che si sia capito in questi giorni. Siamo felici che ha vinto Mahmood,
perché è un ragazzo giovane, ma anche perché Dardust, che Faini è un nostro amico e lo conosciamo anche bene, ci fa davvero piacere, non stiamo scherzando, non siamo venuti al festival con quella presunzione, mi dispiace se è passato questo messaggio, ma assolutamente, anzi, siamo davvero felici, abbiamo avuto occasione di parlare sia con Ultimo che con Mahmood. Innanzitutto è un grande artista, ma anche un bravo ragazzo, questo è anche la cosa che conta di più.